grazie per l'invito. A Udine, bellissima città, non c'ero mai stato. E, allora, niente, mi piacerebbe discutere con voi oggi di un tema di cui mi sono occupato da molti anni, che è quello delle forme, di divenire delle forme da matematico, io sono matematico, ma nello spirito di una certa filosofia francese del XX secolo, penso a Simondon, Deleuze, Deleuze e Guattari, dove le forme vengono pensate proprio nella loro dimensione generativa, cioè come delle morfogenesi, che vuol dire considerare il divenire in un modo molto preciso, molto specifico, cioè come il passaggio da una dimensione intensiva, dalla dimensione delle forze, all'espressione delle forme estese nello spazio e nel tempo. Quindi per Simondon si tratta proprio del passaggio da un piano pre-individuale, così lui chiama, no, il piano intensivo, pre-individuale, all'individuazione. Lui dice l'individuo non c'è, non esiste come ente, come identità, l'identità non esiste, ma c'è un processo di individuazione, per cui c'è un continuo passaggio dalle forze all'individuazione. Deleuze, in modo analogo, Deleuze, grande lettore di Simondon, anche lui dice, sì, la dinamica delle forme nasce come passaggio da un piano intensivo alla sua estensione, si chiama virtuale, il piano intensivo, e attuale, integrazione delle forme estese, ma a differenza di Simondon, secondo lui questo divenire è un calcolo. Lui riprende proprio il calcolo differenziale di Leibniz e costruisce la morfogenesi come integrazione di un problema differenziale. Quindi secondo lui il virtuale, quello che Simondon chiamava il pre-individuale, forze sostanzialmente, sono delle costellazioni di differenziali che generano appunto la dinamica, che generano le forme. Che generano le forme appunto dei fenomeni, quelli che conosciamo attraverso i sensi. E siamo già arrivati in pratica al termine chiave che ci interessa, differenziale. Cos'è differenziale? Differenziale è un rapporto tra differenze. Quindi abbiamo una differenza sopra, una differenza sotto. E la cosa straordinaria è che quando la differenza sopra e la differenza sotto vanno a zero, qualcosa rimane. Piuttosto che scomparire, no? E quello che rimane è una grandezza intensiva. Deleuze, Gilles Deleuze, nei suoi corsi a Paris-Witt dell'81, quindi alla fine della sua carriera, scrive, dice, queste quantità intensive si esprimono, si definiscono unicamente tramite la loro distanza verso lo zero. Quindi è completamente normale che se le essenze sono delle quantità intensive, si esprimano tramite dei rapporti differenziali, poiché la quantità intensiva è inseparabile da una definizione rispetto allo zero. E lui chiude questa frase dicendo a questo punto tutto diventa luminoso. Cioè a questo punto se riusciamo a costruire una grandezza intensiva differenziale, e comprendiamo che le forme, così come le percepiamo, eccetera, sono l'integrazione di questo differenziale, di questa grandezza intensiva, allora abbiamo capito cos'è il divenire. Enorme problema filosofico, non solo matematico, filosofico, enorme. Quindi quello che lui dice è che ogni morfologia, ogni forma estesa nello spazio e nel tempo è l'attualizzazione di un differenziale. Che è l'attualizzazione continua di un differenziale, non una volta sola, no? Per cui le forme percepite si individuano continuamente, come se fossero vive, no? Proprio come un essere vivente che si individua continuamente nel tempo. C'è un continuo passaggio dal virtuale, dalle forze, alle forme. E questa cosa ci fa capire perché nella storia della matematica, ma anche nella storia dello studio delle forme, le morfologie sono sempre state associate sia alle forme percepite sia al vivente, no?
Perché? Perché tutte e due si individuano continuamente, non arrivano mai a essere delle entità, delle cose, d'accordo? Si individuano continuamente. E, ecco, la cosa che interessa a noi come matematici rispetto a questa operazione che fa Deleuze negli anni 60-70 del secolo scorso è il fatto che i matematici come me costruiscono il divenire delle forme allo stesso modo, cioè per integrazione di differenziali. Sono delle equazioni differenziali che una volta integrate danno luogo. Quindi c'è una bella integrazione tra, diciamo così, sapere filosofico e sapere scientifico in questa congiuntura tra Deleuze e i morfologi che generano le forme differenziali in questo modo. Primo tra tutti Alan Turing. Alan Turing, suo articolo del 1952, che si intitola The Chemical Basis of Morphogenesis, fa vedere come, partendo da delle equazioni differenziali, escono delle forme. Anzi, queste forme sono proprio le forme dei pattern sulla pelle degli animali. Quindi lo spot nella pelle del leopardo, le strisce della zebra, eccetera, eccetera. Allora, prima di andare avanti, vorrei farvi vedere qualche esempio di questi pattern. Attento alla Turing. Questo è un pattern in cui emergono delle strisce che si spingono da un lato, quindi c'è anche l'emergenza di una specie di proprietà meccanica. Questa è la soluzione di un'equazione differenziale. Cosa vuol dire questa equazione differenziale? Vuol dire che queste forme non sono state programmate. Vuol dire che quello che è stato programmato è la relazione tra i pixel vicini. Cioè ogni pixel ha una relazione specificata rispetto ai pixel vicini, in modo tale che l'equazione differenziale viene rappresentata dentro il computer tramite queste micro relazioni. D'accordo? Quindi qua c'è, diciamo così, c'è un vincolo intensivo differenziale, un'equazione, che è valida per tutti i punti, tutti i puntini di questa immagine che abbiamo. E integrando questa equazione differenziale, continuamente escono queste immagini, in cui abbiamo un labirinto, o meglio, un labirinto genesi, perché i labirinti, vedete, vengono creati continuamente, si escludono continuamente. Qui ancora abbiamo una sorta di labirinto, però vedete qua le forme trovano come una frequenza comune, no? Come qualcosa di comune, quindi esce come un battito, no? C'è l'invenzione di questo battito. Sebbene non ci sia in realtà nella programmazione, non fosse pensato a livello della programmazione, no? Qui emerge anche il programmatore stesso. Una volta che mette dentro l'equazione è stupito quando vede che emergono queste forme, perché non sono pensate già, diciamo così, a livello di fenomeni, no? L'unica cosa pensata e programmata è l'equazione differenziale, quindi il piano intensivo. Qui andiamo più verso il caos, sempre le stesse equazioni, si chiamano equazioni di reazione e di fusione. E sono dinamiche che cominciano ad essere caotiche e poi, se vogliamo, andiamo verso dinamiche veramente caotiche. Vedete quante forme diverse, no? Ci possono essere, variando i parametri di una stessa equazione. Ecco, la cosa importante è che queste forme, lo vediamo, no? Si muovono, sono varie, cambiano sempre. C'è anche un principio di indeterminazione, alla Poincaré si chiama, cioè non conosciamo esattamente le condizioni al contorno, le condizioni iniziali, c'è sempre un'indeterminazione, abbiamo indeterminazioni di ogni tipo, però questo tipo di morfogenesi che è tipico della fisica matematica, in questo caso abbiamo che il vincolo differenziale rimane fissato. Quindi tutto cambia, no? Guardate anche il caos, no? Che uno pensa il caos si riferisce, diciamo, lo metto in relazione all'anarchia, no? O all'immaginazione. No, questo caos è generato da un vincolo differenziale fissato a priori. Quindi
il piano virtuale è bloccato. Quindi nella fisica matematica e nella scienza dei sistemi complessi, che è considerato oggi come, diciamo, la frontiera addirittura, no, delle scienze, delle scienze dure che incontrano eventualmente le scienze umane, il vincolo differenziale è bloccato, e in questo regime la dinamica è un automatismo, d'accordo? Le forme cambiano continuamente, sono indeterminate, sono, no, imprevedibili, però il vincolo differenziale. Questa è la fisica matematica, questa è l'idea di generazione di forme nella fisica matematica. E quindi possiamo cambiare le condizioni del contorno, le condizioni iniziali, e ottenere forme diverse, ma la dinamica rimane un automatismo, cioè l'equazione non cambia. E quindi abbiamo delle vere e proprie leggi, come l'equazione di Schrödinger in meccanica quantistica, l'equazione di Einstein, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo delle vere e proprie leggi universali. Quindi nella fisica matematica la generazione delle forme si fa con criteri differenziali, no? Appunto dal piano intensivo alle forme estese. Però la caratteristica di questo tipo di generazione è che il virtuale, il vincolo differenziale, è fissato. È ossessivo, no? C'è una forma di, come dire, di ossessione nella modalità in cui le forme vengono generate dalla fisica matematica. E la domanda che ci poniamo adesso è se nelle scienze della vita, nelle scienze sociali, nelle scienze dell'uomo, la dinamica si possa ridurre a questa concezione. Ecco, se così fosse, saremmo nella prospettiva della naturalizzazione. Jean Petitot ha creato questo termine, addirittura naturalizzazione fisicalista, cioè vorrebbe dire che cerchiamo anche nelle dinamiche umane, anche nelle dinamiche del vivente, delle leggi di differenziale eterne, ubique eterne, come nella fisica. E con questa idea, cioè, intendiamoci, è possibile fare dei modelli di alcuni tipi di dinamiche, sicuramente, per esempio, il comportamento della folla, no? Soprattutto se è nel panico, è un automatismo, cioè prevedibile. Oppure l'intelligenza di sciame, degli insetti, insomma, dinamiche che non sono per niente banali. Per esempio se ne occupa il premio Nobel Giorgio Parisi. Ma forse nelle dinamiche della vita, nelle scienze sociali, nelle dinamiche storiche, queste non sono riconoscibili a degli automatismi di questo tipo, delle leggi universali. E lo scopo un po' del nostro percorso adesso è di cercare di vedere come ci possiamo allontanare da questa idea di morfogenesi, tipicamente fisicalista, e come possiamo pensare in modo diverso il piano intensivo. Liberare il piano intensivo. Il piano intensivo è obbligato nella fisica matematica, a rimanere quello che è. Tutto cambia, la legge non cambia. Il virtuale è bloccato. E quindi vediamo se è possibile scardinare l'automatismo che la fisica matematica introduce nella generazione delle forme. Quindi in primo luogo prendiamo in considerazione un bel esempio, a mio parere, un bellissimo pezzo di ricerca, l'esperienza dello strutturalismo dinamico di René Thom e Jean Petitot. Siamo negli anni 80 a Parigi e loro riescono parzialmente, attraverso la teoria delle catastrofi di Thom, a introdurre delle variazioni nel piano intensivo per la prima volta. In che modo? Quello che fanno Thom e Petitot in questa prospettiva della morfodinamica strutturale, così chiamata, è di far variare alcuni parametri. Quindi loro hanno la loro equazione differenziale, però ci sono dei parametri su cui possono agire. E agendo su questi parametri possono cambiare l'evoluzione del sistema. Quindi fare deviare, no, le traiettorie del sistema verso una soluzione o verso un'altra.
Quest'idea di avere una dinamica che dipende da dei parametri è proprio al centro della teoria dello strutturalismo dinamico degli anni 70-80. Ricordiamolo, in quegli anni il grande pensiero strutturalista è arrivato, diciamo, a compimento nella sua fase teorica. Pensiamo a Lévi-Strauss in antropologia culturale, Grimace, Saussure, semiotica, eccetera, eccetera. Ecco, in questo contesto l'intervento di Thom e Petitot è quello di tradurre le strutture, che erano delle cose astratte, completamente astratte, in dinamiche materiali, in particolare in dinamiche controllate. Quindi, per esempio, la dinamica del segno di Saussure diventa una struttura controllata con due stati stabili. Sappiamo, no? Saussure dice: possiamo avere un segno solo, minimo dobbiamo averne due perché si definiscono reciprocamente per opposizione. D'accordo? E quello che Thom e Petitot fanno è di creare una dinamica con due stati stabili controllata da un parametro, in modo tale che non c'è uno, vince l'altro. Questo è il segno sussuriano. Questo è il modello catastrofista, usando le teorie di Thom, del segno di Saussure. Quindi abbiamo dinamiche controllate. Poi, stessa cosa per il quadrato semiotico di Grimace, stessa cosa per la formula dei miti di Lévi-Strauss. Insomma, Thom e Petitot, davvero con questo strumento delle dinamiche controllate, riescono a far incrociare le matematiche con, diciamo, il grande pensiero dell'antropologia, della semiotica, delle strutture di quel tipo. Quindi la dinamica diventa un gioco di controllo. La dinamica può cambiare, quindi, grazie appunto, no, a questa variazione di parametri all'interno di un certo spazio di possibilità. Ma lo spazio di possibilità non cambia. Ecco il nuovo invariante. Se nella fisica matematica il piano virtuale intensivo era bloccato, perché il vincolo differenziale era bloccato, qui il vincolo differenziale non è più bloccato, ma è sullo spazio di possibilità, sì. Quindi lo spazio in cui eventualmente posso cambiare i parametri. Quindi questo modello di struttura a un certo punto entra in crisi, proprio perché c'è un nuovo invariante, che è lo spazio di possibilità. Quindi abbiamo spostato un po' più in là la frontiera degli invarianti, non sono più i vincoli differenziali, non è più il virtuale fissato, ma è lo spazio di possibilità. Quindi a un certo punto questo modello entra in crisi, quando compaiono dei nuovi osservabili, che sono al di fuori della struttura, e in questo caso ti definisce una nuova dinamica che non è più strutturale. Non è più all'interno di quello spazio di possibilità, una dinamica che potremmo definire come mutazione o come evento. E in questa dinamica ciò che si trasforma sono le leggi stesse del divenire. Quindi, diciamo, una cosa grossa, diciamo, no? Perché se qualcosa rimane fisso nella ricerca scientifica, è la legge, no? È proprio la legge. Ciò che rimane fisso in fisica è la legge. Quindi, se diciamo, prendiamo in considerazione dinamiche in cui le leggi cambiano, è dire qualcosa di grosso, ecco. È dire qualcosa che fa una differenza straordinaria sia rispetto alla fisica matematica, sia allo strutturalismo. Perché? Perché in questo caso il virtuale diventa eterogeneo. Eterogeneo nello spazio, eterogeneo nel tempo. Facciamo un esempio di questo tipo di dinamica, anzi facciamo proprio una comparazione tra una dinamica strutturale e una dinamica eterogenetica di questo tipo in cui le leggi cambiano. Allora, mettiamo a confronto le metamorfosi di Goethe e le metamorfosi di Ovidio. Le prime sono strutturali, le seconde sono eterogenetiche. Allora, Goethe si occupa della morfogenesi delle piante, del divenire farfalla del bruco,
E la forma della farfalla è già iscritta nello spazio di possibilità del gruppo, cioè divenire farfalla è una traiettoria possibile controllata all'interno di uno spazio di possibilità che è già là, che è fissato a priori. Semplicemente è una traiettoria controllata in modo tale che il gruppo diventa una farfalla. Ma questo gruppo non diventerà mai un lupo o una fortunata, perché non è nel suo spazio di possibilità. D'accordo? Quindi ecco perché siamo nel caso strutturale. Perché lo spazio di possibilità è dato. D'accordo? Quindi ci possono essere metamorfosi, ci può essere una morfogenesi anche radicale come quella della metamorfosi dal bruco alla farfalla, ma lo spazio di possibilità è dato. Questo non è vero per le metamorfosi di Ovidio, per esempio la metamorfosi di Daphne, che è trasformata in un arbusto, lo sappiamo, no, per opera del dio dei fiumi. Ecco, il divenire largo non è contenuto nello spazio di possibilità di Daphne. E affinché avvenga questa trasformazione, questa mutazione, dobbiamo fare un assemblaggio tra lo spazio di possibilità di Daphne e lo spazio di possibilità dell'Amo. Cioè, quello che succede è che Daphne, che fa bellissima, eccetera, si individua, no? Cioè, un processo di individuazione non è un ente, l'abbiamo detto, è un processo di individuazione vivente. Quindi Daphne è un processo di individuazione. Dall'altro lato c'è il processo di individuazione dell'Amo, in cui i rami crescono, si orienta verso il sole, tutto quello che fa un arbusto di lauro, no? Quando vive, si individua. E quello che succede qui è che non che una forma diventa l'altra forma, ma un processo di individuazione diventa l'altro processo di individuazione. Quindi un processo diventa l'altro processo. Quindi la mutazione non è nelle forme. La mutazione è sul piano virtuale, sul piano intensivo. Cioè è come se la legge, diciamo così, no? Il vincolo differenziale attraverso il quale Daphne si individua diventa, quindi muta, nel vincolo differenziale in cui il lauro si individua. Quindi è quello che cambia, però la legge differenziale, il vincolo differenziale, ed è una mutazione intensiva, ed è una mutazione appunto differenziale. Quindi, per farla breve, quello che si trasforma sono le leggi del divenire. Nel metamorfosi di Ovidio, incredibile quanto siano potenti anche, appunto, e molto contemporanei anche dal punto di vista proprio delle dinamiche contemporanee, queste metamorfosi di Ovidio, è molto simile peraltro ad un altro libretto del greco Nicandro, da cui Ovidio ha preso molto, e Nicandro chiamava queste trasformazioni eteroiumena, che letteralmente vuol dire divenire altro, che è letteralmente il modo in cui Deleuze definisce le sue mutazioni, l'eterogenesi. L'eterogenesi è divenire altro. Daphne che diventa un ramoscello, un arbusto di lauro. E ciò che si metamorfizza non sono le forme, ma sono le forze. Quindi guardiamo non i fenomeni, ma guardiamo il piano intensivo, guardiamo le forze, guardiamo come si trasformano i rapporti di forze. In fisica i rapporti di forze rimangono gli stessi. In fisica i rapporti di forze non mutano. Nello strutturalismo, che poi è diventato anche, come sappiamo, è stato usato anche politicamente, insomma, anche in teorie marxiste, eccetera, i rapporti di forza si cominciano a mutare. Vince l'uno o vince l'altro. D'accordo. E qui, nel caso dell'eterogenesi deleuziana, i rapporti di forza vanno inventati. C'è una vera e propria, non solo modulazione dei rapporti di forza, come nello scontro tra opposte fazioni, no? Ma c'è una vera e propria invenzione dei rapporti di forza. Quindi si tratta di mutazioni che sono dovute all'intervento di un'esteriorità
che interviene, no, sul sistema che stiamo studiando. E per tenere conto di questa esteriorità, Deleuze e Guattari in Mille Piani hanno introdotto il concetto di assemblaggio. L'abbiamo visto già, no? Nel caso delle mutazioni, delle metamorfosi di Ovidio, che perché avvengono queste metamorfosi, bisogna fare un assemblaggio tra uno spazio di possibilità e quell'altro. E Deleuze e Guattari ci spiegano, a parole loro, cos'è secondo loro un assemblaggio. Cito: un assemblaggio, agencement lo chiamo, è precisamente questa capacità, questa crescita di dimensioni di una molteplicità che cambia necessariamente di natura nella misura in cui aumenta le sue connessioni. Quindi abbiamo che un assemblaggio necessita di un'esteriorità, quindi un altro spazio di possibilità che si aggiunge a quello, che aumenta la dimensione dell'attuale spazio di possibilità e ne cambia addirittura la qualità. E quindi abbiamo un'esteriorità, abbiamo un'esteriorità. Allora, mentre nella fisica matematica e anche nei sistemi complessi, ciò che si studia, ciò che si definisce è l'interiorità del sistema, l'interno del sistema. Ciò che si può in qualche modo definire è l'equazione dell'interno del sistema. Quello invece che stiamo facendo qui con Deleuze e Guattari, ma anche con Ovidio, eccetera, è di pensare che c'è un'esteriorità al sistema e che quindi le leggi stesse del sistema vengono cambiate quando il sistema viene a contatto con un'alterità. No? È proprio l'alterità che entra nello studio delle leggi del divenire delle forme. Allora, benché sembri una cosa pazzoide, ma ci siamo occupati dal punto di vista matematico, con insieme a Giovanna Citti e David Piotrowski, che sono due colleghi, Giovanna Citti, ordinario di analisi matematica di Bologna, David Piotrowski, semiologo di Ecole di Ozitude, ci siamo occupati, abbiamo cercato di fare vedere sostanzialmente matematicamente, visto che sappiamo come si scrive matematicamente uno spazio di possibilità, abbiamo cercato di far vedere come si può pensare un assemblaggio tra spazi di possibilità. Ecco, adesso non voglio entrare nei dettagli matematici, ma in questa immagine che vedete ci sono due spazi di possibilità, uno in cui i vincoli differenziali sono i piani rossi. Quei piani rossi lì vogliono dire che se c'è una dinamica, la dinamica deve, diciamo, essere sempre tangente a questi piani, non può attraversare i piani. Oh, okay? Quindi sono vincoli in questo senso. Uguale, stessa cosa per i vincoli del piano, dello spazio con i piani. Ecco, all'intersezione di queste due, vedete, c'è un nuovo spazio di possibilità che si crea, in cui ci sono sia i vincoli del primo spazio, sia i vincoli del secondo, in più ci sono dei nuovi vincoli che si chiamano commutatori, che nascono per la presenza dei due piani diversi. I commutatori nascono ogni qualvolta ci sono dei generatori dello spazio che non commutano tra loro. E quindi in generale i piani rossi, i piani blu, non è detto che commutino, in genere non commutano. E quindi c'è una vera e propria, come dire, invenzione di un nuovo spazio. All'intersezione tra i due spazi di possibilità c'è l'assemblaggio in cui c'è l'invenzione di uno spazio. E questo, vedete, l'eterogeneità che si crea. Vedete anche visualmente proprio, no? Che i vincoli sono eterogenei, che si tratta che andiamo verso una eterogeneità del vincolo differenziale, che caratterizza proprio questa dinamica che è l'eterogenesi. Allora, se uno spazio di possibilità è una molteplicità, così la chiama Deleuze, e questo assemblaggio è una molteplicità di molteplicità, e che Deleuze e Guattari chiamano rizoma. D'accordo. È l'invenzione di un nuovo spazio.
l'invenzione di uno spazio di possibilità. Questo rappresenta il passaggio principale verso queste dinamiche che si chiamano anche post-strutturali, che Deleuze e Guattari chiamano eterogenesi. Ecco, prima di finire, volevo farvi notare, e di aprire ovviamente altre domande, volevo farvi notare che ci sono due temporalità. Allora, c'è il tempo che è comune anche alla fisica matematica, che Deleuze chiama Cronos, tempo in cui le forze diventano forme. Le forze si esprimono, no? Nelle forme. Quindi le forze si integrano tramite il processo di attualizzazione o di integrazione e diventano le forme. Questo è l'asse temporale comune alla fisica matematica. Qui abbiamo un secondo asse temporale assolutamente nuovo che Deleuze e Guattari chiamano Aion. E cosa succede su questo asse? Succede che il virtuale, no? I vincoli differenziali, vengono ricomposti. È l'asse della composizione. Quindi se nel primo asse semplicemente il virtuale è dato, fissato, e diventa forma, nel secondo asse questo virtuale muta. Per cui, questa idea di eterogenesi, abbiamo due, come dire, due nodi fondamentali. Il primo è un nodo di tipo causale, cioè sull'asse del Cronos abbiamo la causalità, no? Le forze causalmente generano le forme per interazione. E questo è l'asse temporale in cui agisce la causalità. Il secondo asse è l'asse della composizione, in cui il virtuale. Quindi non abbiamo lasciato indietro la causalità, no? Non è l'eterogenesi un processo antifisico, anzi, si riduce sempre sostanzialmente alla fisica, ma in più c'è la possibilità di inventare, di modulare, no? Di costituire nuove costellazioni differenziali. Questa cosa, a mio parere, di riuscire a tenere insieme la causalità, quindi rimanere nell'ambito scientifico, riconosciamo pienamente tutta la ricerca fisica e fisico-matematica che è stata fatta, ma entriamo in un ambito fenomenale, che è quello del vivente, che è quello dell'evoluzione delle specie, che è quello della plasticità cerebrale, che è quello dell'invenzione di, per esempio, anche di nuove concezioni sociali, cioè dell'invenzione. Entriamo in un regime in cui riusciamo a mettere insieme la causalità fisica con l'invenzione del vivente. E questo è l'evento. Questo è l'evento, cioè l'invenzione di qualcosa di nuovo è l'evento, che è il processo di creazione di una nuova dinamica e che si gioca appunto su questa idea di composizione. Guardate, se in fisica il piano intensivo è fissato e bloccato e nello strutturalismo dinamico diventa un piano di controllo, nell'eterogenesi è un piano di composizione. Il piano intensivo, il piano differenziale, il piano delle leggi è un piano di composizione. Ecco, poi una volta che componiamo il differenziale, una volta che ci sbizzarriamo a creare delle nuove costellazioni differenziali, non è detto che si integrino. L'integrazione è rara. D'accordo, in fisica il virtuale è omogeneo, abbiamo una legge. No? Poi la scriviamo noi in modo tale che si integra, quindi insomma si integra. Ma invece in questa forma composizionale del divenire non è detto che si integri. E quindi quando l'integrazione accade c'è un'esplosione come una rivoluzione, un'illuminazione, l'esplosione di un'idea. Cito ancora Deleuze. Ultima citazione, d'altra parte, dobbiamo condensare tutte le singolarità in un'occasione sublime, Kairos la chiama lui, l'esplosione dell'integrazione la chiama Kairos, terzo asse temporale, che fa esplodere la soluzione come qualcosa di brusco, brutale e rivoluzionario. E ancora questo a dire un'idea.
questo è l'evento, no? Si tratta proprio di questa esplosione, di questa occasione sublime in cui si attualizza l'intensivo composto, si attualizza l'intensivo inventato. E quindi questa eterogenesi, questo divenire altro, è proprio un insieme di dinamiche, potremmo dire, di un'ecologia dell'immanenza, proprio pensando anche al piano di immanenza spinoziano. Immanenza in quanto si abbandona l'automatismo della fisica matematica e la logica del controllo dello strutturalismo, nel momento in cui si accede a questo asse della composizione, della storicità, usiamo che la storicità abbiamo introdotto. Con la composizione è storia. Questo asse della mutazione delle leggi è l'asse della storicità. Quindi, in qualche modo, nell'eterogenesi, fisica, causalità, quindi e storicità stanno insieme, sui due assi. E la liberazione dell'automatismo sta proprio in questa capacità, no, di composizione degli elementi differenziali, di forze, che è l'asse della filogenesi nell'evoluzione delle specie. Dell'invenzione dei concetti, l'abbiamo detto, nei processi immaginativi e il piano della composizione di moltitudini nelle dinamiche sociali, il piano dell'insurrezione, insomma, il piano che magari può essere un'insurrezione di idee, capito? Ma è un piano di profonda rottura, è il piano di apertura di nuovi spazi di possibilità. Qui quello che è in gioco è l'invenzione della possibilità stessa. Io mi fermo qua, direi. E lascio spazio alle domande. Grazie. Si sente? Sì, benissimo. Allora io ringrazio il professor Alessandro Sarti per questo intervento sintetico e chiarissimo al tempo stesso. Naturalmente gli argomenti sono molteplici e io non intendo assolutamente fare un intervento per varie ragioni. La prima ragione è che io non sono un esperto degli argomenti di cui ha parlato Alessandro e la seconda è che comunque il protagonista oggi giustamente deve essere Alessandro. E faccio due domande però, Alessandro. Ecco, la prima è quella a cui avevamo accennato precedentemente, cioè sostanzialmente tu stai presentando un approccio che, se volessimo usare una parola, potrebbe essere definito non riduzionista, mettiamola in questi termini. Ovviamente però al vivente, ecco, e qui mi riferisco al vivente più che alle dinamiche di tipo sociale, proprio specificamente al vivente, alla comprensione di molti fenomeni del vivente che vadano da comportamenti ambientali alla struttura del cervello, eccetera. Ci sono anche studi che cercano di arrivare a questo tramite un approccio di tipo riduzionista, cioè a dire partendo dalla microfisica, quindi non cambiando sostanzialmente il sistema di leggi, si cerca di arrivare a capire come si è strutturata la materia complessa. Ecco, la mia domanda è questa. Naturalmente un approccio a questo, una critica a questo approccio fu già fatta, per esempio, da Ernst Mayr all'inizio degli anni 70, eccetera. E però è chiaro che le cose dagli anni 70 a oggi sono cambiate profondamente. La mia domanda è questa. Il vostro approccio è propriamente alternativo a questo da un punto di vista ontologico o da un punto di vista epistemologico? Cioè a dire, indubbiamente l'approccio di tipo riduzionista non ha ancora portato a una fisica del vivente del tutto soddisfacente, allora cerchiamo un altro approccio che non pretende di essere fondazionale, ma che in qualche modo, come si diceva una volta, sozza in ta fainomena, cioè salva i fenomeni. Ecco, questa è la prima domanda. La seconda domanda invece mi è venuta in mente sentendoti parlare. E tu, quando hai parlato di Goethe, hai detto del bruco che diventa farfalla è uno spazio di possibilità. Ecco, in questo c'è una connessione col concetto di gene, col concetto di codice genetico, perché oggi si ritiene che i geni
aprano appunto degli spazi di possibilità, cioè che non dicano deterministicamente le cose andranno in questo modo, ma ci sono degli spazi di possibilità che poi dipendono da varie circostanze anche extragenetiche. E volevo sapere, come dice Barbujani, non tutto nei nostri geni, insomma, e volevo sapere appunto se c'è, se in qualche modo c'è un collegamento fra questo nuovo approccio alla genetica e quanto studiate voi. Grazie. Grazie a te Paolo. Tutte e due domande molto 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 interessanti. Riduzionismo, come diciamo così, è un approccio che questo dell'eterogenesi che è temporaneo, in attesa appunto, no, di una formalizzazione eccetera eccetera, oppure qualcosa di diverso. Insomma, io credo che questo approccio eterogenetico sia soprattutto il fatto di riconoscere che oltre al sistema nella sua interiorità, no, su cui possiamo scrivere delle leggi, così come abbiamo sempre fatto, c'è un'interazione tra sistemi. Cioè, qualsiasi sistema che noi consideriamo, c'è un'esteriorità rispetto a questo sistema, c'è un'alterità. E l'eterogenesi, a mio parere, significa prendere sul serio l'alterità, prendere sul serio ciò che è esterno al sistema, e anche come fattore di evoluzione, anche come fattore storico di evoluzione, come fattore di transizione dalla fisica verso la storicità. Quindi, come dire, perché abbiamo l'autopoiesi, il vivente, no, la varela, eccetera, i processi del vivente sono chiusi, sono cognitivamente, diciamo così, chiusi. Sicuramente c'è l'autopoiesi, ma c'è anche un'eteropoiesi, cioè c'è anche un divenire con. Ecco, io direi che l'eterogenesi è divenire con, cioè riconoscere che un sistema diviene sempre in simbiosi, se vuoi, con altro, che c'è sempre un'esteriorità, e probabilmente cosa che la fisica non ha sufficientemente, a mio parere, considerato, che questa esteriorità nell'evoluzione delle forme, nell'evoluzione storica, è probabilmente l'elemento più importante. Questo è. Ecco, poi, che cos'è che nell'evoluzione fa sì che appunto avvenga questa mutazione di suoi geni? Sicuramente i geni, però oltre ai geni, capito, c'è tutto l'ambiente, cioè, anche perché diciamo, il pianeta cambia, eccetera, eccetera. Soprattutto quello che cambiano sono le proteine, perché se guardiamo, cioè proprio anche la dimensione delle proteine. Se guardiamo la storia dell'evoluzione, vediamo proprio che c'è l'invenzione di nuove proteine. Quindi proteine sempre più grandi. La chimica inventa delle nuove molecole, cioè l'invenzione di nuove molecole. E questo è una delle cose più, forse più importanti, anche per, però appunto non è solo la chimica, ma anche tutto ciò che è stato fuori. Non so se un sì, po'... Sì, può... sì. No, certo, ti ringrazio. Sì. No, io, Andrea, farei una domanda per poi lasciare anche al pubblico, qualora ci fossero domande, a cui sarebbe bello appunto iniziare un dibattito. Io pongo una domanda più dal punto di vista filosofico, diciamo appunto. Io sono molto contento di averti qui perché sei in qualche modo la prova che Deleuze in questo aveva ragione, nel senso che le scienze e la filosofia possono mescolarsi, devono mescolarsi. E Deleuze appunto, come tutti sappiamo, fa del virtuale, che è un concetto che oggi è tornato, il perno del suo sistema filosofico, l'empirismo appunto trascendentale, questo mostro assurdo per la storia della filosofia, unire l'empirismo, che è una tradizione legata appunto, come tutti sappiamo, all'esperienza, col trascendentale, che sono l'insieme delle categorie che precedono l'esperienza per strutturarla. Deleuze invece
proprio perché pensavo a queste dinamiche che si fanno nel momento stesso della loro composizione, azzardo un empirismo trascendentale. L'unico a priori dell'esperienza è l'esperienza stessa. E il virtuale è esattamente il concetto che permette a Deleuze di trovare quel nome che serve filosoficamente per indicare in qualche modo questa immanenza radicale, come si definisce. La cosa che però mi interessava sottolineare prima di arrivare appunto alla domanda per te è che il concetto di virtuale per Deleuze viene da due discipline differenti, che sono appunto la matematica e la filosofia, per due tramiti che hanno un nome e un cognome, ovvero sia Bergson, che tra l'altro a sua volta era un matematico, se dobbiamo essere del tutto onesti, e l'altro è un altro famosissimo, importantissimo matematico puro, ma anche lui con interessi filosofici e metafisici marcati, che è Lotman, purtroppo molto sconosciuto al pubblico italiano, sconosciuto anche a chi si occupa di pensiero francese come il sottoscritto, e che però andrebbe recuperato per capire la genealogia dei pensatori che si danno per scontati come Derrida, Foucault, Badiou stesso, peraltro, e che però appunto trovano radice nella grande scuola epistemologica francese dei primi 30 anni del Novecento, di cui Lotman è uno dei grandi esempi. Tutto questo per dire appunto che Deleuze stesso formula il suo concetto più importante, più in qualche modo fondativo, unendo delle istanze squisitamente filosofiche, perché quando per virtuale intendeva appunto un sistema filosofico che finalmente uscisse dal sostanzialismo aristotelico. Quindi aveva questo interesse. Però nel momento in cui prende Lotman per virtuale in mente il fatto che il dominio della matematica insiste e si fa soltanto con le operazioni stesse della matematica. Per cui la matematica è un campo che non è fermo, un modello fuori dalla storia, ma è letteralmente una sorta di campo magnetico che si percepisce, si attualizza soltanto quando si opera in questo campo magnetico. Deleuze tiene insieme appunto queste due correnti, matematiche e filosofiche, e pensa al virtuale trasmettendolo tutta l'esperienza. L'esperienza è un campo che si fa soltanto tramite se stesso, cioè con la sua propria attualizzazione. Questo è l'altro famoso termine che anche oggi è uscito, che potrebbe essere l'integrazione di cui tu parlavi. Un evento quando si attua è perché finalmente prende piede nell'esperienza. Ora posso arrivare alla mia domanda, che è questa. Deleuze appunto è il primo che fa filosofia ibridandosi con altre discipline, la matematica è probabilmente la disciplina insieme al cinema con cui Deleuze si è ibridato più appunto di tutte, nel senso che appunto, io da storico della filosofia, ricostruendo il pensiero deleuziano, la matematica è probabilmente l'unica cartina tornasole che si può utilizzare dalle primissime opere degli anni 50 fino all'ultima, appunto, che cos'è la filosofia immanenza alla vita, perché appunto è una sorta di pietra di paragone costante per Deleuze. Ma in Deleuze resta sempre una distinzione che va fatta tra ciò che la filosofia prende dalla matematica e ciò che fa la matematica e ciò quindi che la matematica può prendere dalla filosofia, cioè che esistono delle zone di scambio tra questi due regni, ma i due regni, per quanto sovrapponibili, per quanto appunto in comunicazione, fanno cose differenti ed è importante che le facciano, perché tutte e due rispondono alle esigenze del pensiero differenti. Tu, come Deleuze, ti muovi a cavallo appunto di questi due regni, e se Deleuze ha portato dalla matematica virtuale, tu stai portando il virtuale deleuziano nella matematica, lo stai riportando a casa in qualche modo. E ti chiedo appunto quanto la matematica nel tuo stesso lavoro, in parte l'abbiamo visto, può prendere dalla filosofia, e se c'è a un certo punto, effettivamente, quindi Deleuze in questo andrebbe corretto in realtà, un punto o in cui le due discipline si fondono effettivamente, quindi sto prendendo una domanda epistemologica, cioè c'è un momento in cui matematica e filosofia non sono così differenziabili, oppure c'è un momento nel tuo lavoro in cui tu ti sei reso conto che introducendo il virtuale nella matematica di sicuro continui a fare matematica, ma la matematica a un certo punto, quasi a un certo grado di trasformazione, diventa filosofia. Una domanda un po' larga, epistemologica in senso generale, ma sono voluto da molto tempo di chiederlo e quindi ne approfitto. Spero sia chiara come domanda. Allora, in generale non so dirtelo, però nella nostra esperienza devo dire che, insomma, io leggo Deleuze da quando avevo 15 anni e non ho mai capito niente, nulla, proprio niente. E per capire, mi sembra, non sono sicuro neanche adesso di averlo interpretato correttamente, perché non sono un filosofo. Quello che abbiamo fatto è stato inventarci sopra,
No? Abbiamo letto Deleuze, non siamo neanche sicuri di averlo capito, perché non siamo dei filosofi, appunto, no? Non è. Però una cosa è sicura, che ci abbiamo immaginato solo. Abbiamo immaginato una cosa matematica che non c'era. Quindi per me la risposta è che qualsiasi cosa, proprio anche in una situazione immanente, hai capito? Qualsiasi cosa ti sia utile per immaginarla, per immaginare, usala. È in modo anche molto opportunista, direi quasi, opportunista. Quindi, personalmente c'è proprio un motivo storico anche per cui a un certo punto siamo arrivati, abbiamo pensato all'eterogenesi. Il motivo storico è che a un certo punto nel laboratorio in cui ero, che si chiamava CREA, laboratorio anche di Varela, di grandissimi, appena arrivato a Parigi, ero in questo laboratorio di grandissimi intellettuali, che dopo 2 anni che sono arrivato a Parigi è esploso. È esploso perché c'erano stati dei malintesi totali, assoluti, tra chi faceva modelli di tipo fisico-fisicalista, appunto, e i fenomenologi, quelli che studiavano i fenomeni. Cioè, un laboratorio meraviglioso, io credo la più bella istituzione che io ho fatto anche molti anni al Dipartimento di Matematica di Berkeley, e anche lì è un luogo meraviglioso, eccetera. Però questi luoghi interdisciplinari, tutti francesi, per me sono assolutamente unici. Bene, questo laboratorio è saltato in aria perché i modellisti continuavano a fare modelli fisici. E chi si occupava di fenomeni diceva: noi di quello che state facendo non vediamo nulla, non abbiamo nessun tipo di riscontro. E, perché anche la fenomenologia cioè, ha una sua storicità. No? Quindi ogni disciplina storica, parlo del 2014, in cui il laboratorio è esploso, era completamente esterna a qualsiasi tipo di formalizzazione. Questo è quello che è successo. E abbiamo ripreso con David, allora io ero modellista all'epoca con Jean Petitot, e David Piotruschi invece era un fenomenologo. Quindi, e per molti anni i due gruppi non si sono parlati. E abbiamo cercato invece di riprendere il filo, no? Di cercare di capire come mai un laboratorio di intellettuali di quel tipo, di quel calibro, è esploso perché persone intelligenti che facevano scienze dure non riuscivano a comprendersi con antropologi, semiologi, eccetera, eccetera. Quindi io credo che appunto ci sia anche come dire, che anche l'invenzione scientifica sia qualcosa di situato, per usare un termine che usano le femministe, no? Donna Haraway, eccetera. Cioè c'è una storicità, c'è anche un motivo storico per cui nascono le invenzioni, no? E in questa situazione, appunto, no, in cui serviva, bisognava inventare un differenziale di tipo storico che poteva mutare, ci siamo riletti prima Differenza e ripetizione di Deleuze e poi Benepiani. E lì ci siamo convinti completamente che quando Deleuze e Guattari parlano di eterogenesi, e parlano di molteplicità di molteplicità, parlano decisamente, senza ombra di dubbio, di spazi di possibilità che mutano. Ecco, questa cosa, capito? Cioè la necessità storica di rimettere insieme due gruppi che non riescono a parlarsi. Quindi necessità storica di ripensare il differenziale, no? Ripensare il differenziale. E ricordarsi a questo punto che le letture filosofiche si sono poste lo stesso problema. Poi è vero, Deleuze usa moltissima matematica, c'è anche un libro uscito che distrugge completamente l'uso delle matematiche che fa Deleuze, in modo anche molto puntuale, molto. A me è un'operazione che non interessa, questa di distruggere, di andare a vedere se le matematiche di Deleuze, se in quelle matematiche i conti tornano. Deleuze dice: anche Dio si sbaglia a fare i conti, capirai, se non ci sbagliamo noi. Quindi il punto non è se le matematiche tornano, il punto è, a mio parere, se ti danno degli stimoli per inventare. Che poi è quello che anche la filosofia, soprattutto la filosofia deleuziana, ti dice non cercare di interpretarmi, non venirmi dietro, non fare, inventa
se riesco a darti delle idee per inventarci il sorrimento. Ecco, a me sembra che è quello che è successo. Sì, in realtà c'è un altro tema che mi piacerebbe sollevare, perché questo è un festival anche che si occupa anche di digitale, no? E quindi diciamo un altro tema che ci interessava molto era il rapporto tra la produzione di senso e la produzione di informazione. Quindi digitale che è produzione di informazione, è elaborazione dell'informazione. Digitale è elaborazione dell'informazione. Qual è la differenza tra la produzione di senso del vivente e l'elaborazione di informazione del digitale? A questa domanda cerca di rispondere René Thom, dicendo che secondo lui nella produzione di senso c'è una parte di elaborazione dell'informazione che lui chiama salienza, che è per esempio il fatto che il sistema visivo riconosce gli oggetti, no? Una bottiglia, il computer, un cellulare, cioè le salienze. E poi però ci sono le pregnanze, che sono i grandi sistemi di regolazione organico del corpo, che sono parte integrante del processo della produzione di senso. Quindi secondo Thom la produzione di senso si fa quando si mettono insieme le pregnanze con le salienze. Le pregnanze sono per esempio legate all'alimentazione, alla sessualità, insomma tutto ciò che ha valore corporeo, no? Tutto ciò. Quindi Thom dice: attenzione, che c'è una differenza tra elaborazione dell'informazione e produzione di senso, perché la produzione di senso ha bisogno delle pregnanze, ha bisogno della presenza del corpo, senza la quale non c'è significato, non c'è produzione di significato. C'è elaborazione dell'informazione che non è produzione di significato. Ecco, questo l'eterogenesi differenziale è una dinamica differenziale, per questo poi l'abbiamo fatta insieme a un semiologo, è una dinamica differenziale che lavora sulle salienze e le pregnanze. Non è un'elaborazione dell'informazione. Primo, non è un processo discreto, un processo continuo. Secondo, agisce sulle grandezze, sugli osservabili su cui vogliamo che agisca. Per cui se analizziamo il cervello, per esempio, e prendiamo sia la componente elettrica, no, che fa l'elaborazione dell'informazione, tutta la parte elettrica della dinamica neurale, prendiamo però anche la neurochimica, che invece è la parte emotiva, la parte embodied, no, la parte incorporata, diciamo così, possiamo applicare l'eterogenesi in modo tale da avere salienza e pregnanza. Quindi in modo tale da costituire degli spazi di possibilità che sono degli spazi espressivi. Ai fenomenologi li chiamano spazi espressivi. Quindi se con i modelli fisici che si possono anche simulare, no? tramite digitale, eccetera, eccetera, rimaniamo a livello delle salienze, quindi dell'elaborazione dell'informazione, e possiamo invece ripensare, è vero, gli spazi di possibilità in termini di spazi espressivi, in cui possiamo pensare dinamiche sia nelle salienze che nelle pregnanze. Quindi anche questo tema del digitale, no, e dei limiti, no, cioè comprendere bene qual è la differenza tra informazione e significazione, è stato un, diciamo, un motivo molto forte per pensare delle dinamiche di questo tipo.